in cui vivi, potete allenare tranquillamente, no? Il Milan ha mercoledì questa partita qui, quindi a differenza di altre occasioni, questa volta qui c'è un piccolo vantaggio vostro per la partita di sabato, o no? Beh, detto che mi sarebbe piaciuto essere al posto del Siena, che era nel nostro tabellone e che ha meritato, si è meritata la possibilità di andare a fare la semifinale. Sì, noi abbiamo la possibilità di lavorare per tutta la settimana e dal fatto negativo di non essere in semifinale, il fatto negativo di non essere comunque andati avanti in Coppa Italia, bisogna trasformarlo in un fatto positivo, cioè quello che ci dà la possibilità di lavorare, questo senz'altro, però insomma non credo che sia determinante, tante volte è capitato a noi appunto nel recente passaggio di giocare tre volte, di essere comunque competitivi. Il Milan è una squadra, oltre che essere molto forte, è anche molto abituata a giocare in rapida successione. Sai Francesco, perché anche questa ultima partita qui a Firenze, no? Nell'ultima mezz'ora aveva più gamba la Fiorentina, no? Noi ci siamo accorti che aveva più gamba, spuntava a ripartire. No, io credo che la partita di Firenze intanto sia stata falsata per tutte e due le squadre dal vento, perché è chiaro che da fuori non si può percepire molto, ma così come noi nel primo tempo facevamo molto bene la fase di riproposizione, tanto che il nostro grande cruccio insomma è quello di non essere andati sul doppio vantaggio durante il primo tempo, perché c'erano le condizioni e ci sono state anche le opportunità, anche perché da dove giocava la Fiorentina venire avanti era veramente molto difficile, cosa che abbiamo provato noi nel secondo tempo, però la Fiorentina aveva pareggiato la partita col calcio di rigore alla fine del primo tempo e quindi ha giocato c'è stato il secondo tempo con loro a favore di vento e noi che facevamo fatica a proporci, perché in certi momenti era veramente molto molto difficile, ma io non penso che sia stata una questione di gambe, no. No, noi abbiamo dato entusiasmo a un avversario che nel primo tempo era in grande difficoltà, questo è il rammarico della partita di Firenze, questo è il rammarico grande, perché c'era la possibilità appunto di fare almeno due gol e di trovarci nel secondo tempo a confrontarci con un avversario sicuramente che avrebbe avuto il vantaggio delle condizioni climatiche, ma con il morale non al top, e allora secondo me lì dobbiamo essere molto più bravi, più cattivi, più cinici, più spietati. Quando l'avversario sta barcollando bisogna dargli il colpo del capo, perché poi quando c'è il gong non si sa mai, nel corso delle riprese, quindi della proseguo della partita non si sa mai. Il Fiorentina è una squadra che ha qualità, giocatori importanti, allenatore, come ho già detto, molto bravo. Avevamo la possibilità di soffocarli proprio fino alla fine, non siamo stati così bravi e abbiamo pagato. Credo che la partita sia lì. Allora, premetto, sì, sono d'accordo con te, ma premetto che io avrei preferito giocare il primo tempo contro vento e il secondo a favore di vento. Sembra uguale, non è la stessa cosa, quindi c'entra anche questo. La nota positiva, secondo me, potrebbe essere una nota positiva il gol di Torres, che si è sbloccato. Potrebbe essere una nota molto positiva per lui e anche per voi. Perché sì, un giocatore che era in difficoltà, un giocatore criticato, un giocatore giovane, un giocatore nuovo che non riusciva a segnare, ha trovato un gol, un bel gol appena entrato, potrebbe aiutarlo. No, ma questo sul piano
individuale per il ragazzo fa molto bene a lui. Ovviamente poi ha avuto il merito di riaprire la partita, che poi non è durata tantissimo, ma abbiamo ancora, come dire, l'abbiamo tenuta viva la gara. Ma al di là di questo io non c'è, tante note positive non ne vedo, nel senso che ancora una volta secondo me abbiamo buttato via la possibilità di fare punti fuori casa. E poi naturalmente viene fuori il mal di trasferta, il mal di qua, il mal di su, il mal di giù. Io penso che noi siamo una squadra che può fare benissimo in trasferta, forse ancora meglio che in casa, cioè può fare, non vincere tutte le partite, ma può esprimersi molto meglio, molto bene, molto bene, molto bene, correggo, fuori casa. Credo di aver aiutato questa squadra, credo, questo gruppo, come dire, ad appropriarsi di una mentalità propositiva, fuori casa che non aveva. I risultati dello scorso anno ci hanno dato straragione, eravamo incontenibili, ma secondo me non. Sì, ovvio quello che è stato fatto lo scorso anno fuori in termini di risultati, ma di gol fatti, ma l'avevo già detto lo scorso anno, perché mi ricordo che mi hanno offerto la mia società mi ha dato la possibilità di prolungare il contratto poco dopo la trasferta di Palermo. Gli ho detto: guardate ragazzi, io robe così non sono in grado di ripeterle, quindi pensateci bene se volete ancora me. E quindi queste sono cose irripetibili che succedono una volta nella vita, ma di fare bene noi abbiamo tutte le possibilità, però dobbiamo essere più cattivi, più cattivi e basta, sportivamente. Mister, guardando invece la difesa, ultimamente si è subito qualche gol in più. Secondo lei, solo episodi, contingenza, le assenze, un centrocampo diverso? Cioè, da cosa dipende? Se dipende da qualcosa in particolare? Ma io sono abituato a guardare la squadra nel suo insieme, quindi ritengo che è un problema in questo momento di squadra, forse un problema di attenzione, di concentrazione totale, ma ripeto di squadra. Poi però guardo a quello che è successo domenica, noi non avevamo subito zero e abbiamo comunque subito pochissimo, parate, occasioni da gol contro pochissime, però abbiamo preso 3 gol e quindi lì dobbiamo migliorare, tornare ad essere più concentrati, più attenti, considerare proprio ogni palla come una palla che può essere decisiva, eccetera. Poi individualmente una volta, un momento che magari capita a uno l'incertezza, capita all'altro, quindi dobbiamo recuperare certe no nostre qualità e basta, secondo me, e mantenere, migliorare ancora, se possibile, la mentalità del fuori casa, perché fuori casa è più bello, è più gratificante, non è poi così tanto difficile, secondo me, basta andare fuori e giocare con la consapevolezza che se fai occasioni da gol puoi portare a casa risultato positivo. E questo sta succedendo, però poi bisogna mantenerlo, il risultato bisogna se possibile migliorarlo. Quindi c'è da lavorare, non c'è niente da fare. Bisogna anche recuperare. Non parli di Ma tanto, tanto nell'arco di un campionato, cosa volete, capitano adesso, da adesso in avanti ci saranno più squalifiche perché si sommano i cartellini, ci sarà qualche calo di forma, può capitare qualche infortunio perché ovviamente il logorio di un campionato comincia a farsi sentire da qui in avanti con le partite ravvicinate. Quindi inutile attaccarsi ad altre cose, noi c'è piena fiducia da parte mia nel nostro gruppo
dobbiamo cercare di migliorarci, perché secondo me una buona squadra con la determinazione che ci vuole può fare grandi cose in questo campionato. Speriamo di essere noi tra quelle. Mister, scusi, volevo una precisazione sulla dichiarazione che lei ha fatto domenica dopo la partita. Lei ha detto l'Udinese non è la Juventus, non è il Milan, ci può stare di perdere a Firenze, fin qui penso che siamo tutti d'accordo. Quando però dice che la Fiorentina ha un organico che è di qualità superiore alla sua squadra, sinceramente su questo mi viene qualche dubbio, considerando le qualità dei suoi singoli e delle sue individualità. Va bene. Ognuno pensa. Cioè, io penso che la Fiorentina può essere una squadra che può benissimo avere la classifica che abbiamo noi, ma non solo la Fiorentina. Penso questo. Non mi pare di aver fatto un certo tipo di osservazione. Se l'ho fatta non è corretta. Se l'ho fatta quello le sto chiedendo proprio. Se l'ho fatta non è corretta. Io ho fiducia nei miei e penso ai miei. Sono contento dei miei e ho fiducia in loro, però ci sono altre squadre che sono forti da sempre, sono forti, che hanno giocatori di qualità. E poi volevo chiederle, in vista della gara di sabato, quanto può influire l'assenza di Ibrahimovic nel Milan? Beh, è fuori discussione che questo è un giocatore determinante, no? Ultra decisivo, questo non si può negare. Però sono convinto che una squadra come il Milan ha mille risorse in più. Tutti gli altri daranno qualcosa di più, perché forse può essere anche vero che in qualche circostanza si sono in qualche modo aggrappati alle sue giocate, ai suoi colpi vincenti. Però il Milan è una squadra di campioni, è la squadra detentrice del titolo. Forse dal punto di vista qualitativo è la più forte di tutto il campionato. Ci saranno giocatori più responsabilizzati, maggiormente motivati, e quindi sono convinto che il Milan è in grado di assorbire questo tipo di assenze. Dovremmo essere bravi noi a fare bene la nostra partita. È proprio questo che volevo ricollegarmi. È una settimana che nasce sotto luci un po', tra virgolette, strane, nel senso, la squalifica di Ibrahimovic, il Milan che gioca a metà settimana, però non ti preoccupa questa cosa, perché sembra, guardi, arriva il Milan, ma è stanco, non sta bene, manca Guardi, Ibrahimovic. lo dite voi, io non lo penso, quindi perché dovrei preoccuparmi di No, questa magari cosa? gioca i tuoi giocatori, Glielo dirò. il lavaggio del Glielo cervello. dirò. Va bene, sì. È in programma di parlare del Milan, quindi cominciamo da oggi, ma penso che nessuno si aspetti una squadra spenta, non credo proprio, sarebbe il primo errore che potremmo commettere. Ma non credo che commetteremo quell'errore lì, magari ne commetteremo degli altri, ma non quello. Senti, Benassia ha commesso i due episodi, insomma, i due falli da rigore. È un discorso, diciamo, scoria da Coppa d'Africa, o è un caso? Perché dopo, quando torneranno gli altri, se tanto mi dà tanto. Sì, no, ho l'impressione che un mesetto in Africa abbia lasciato qualche traccia. Poi può essere anche casuale, ma di solito Benassia non è così. Se fosse sempre stato così, non avrebbe mai giocato. E invece lui, dopo 2 mesi di preparazione, parlo del campionato scorso, ha fatto capire che potevamo fidarci di lui, ed è entrato prepotentemente nell'undici dei titolari. Ho l'impressione che il mesetto di Africa qualche traccia, qualche scoria lo abbia lasciato, sì, in termini di, non so proprio del fatto di non essere sempre qui, di non essere stimolato dal lavoro che facciamo noi. Cioè, con il lavoro che facciamo noi, ma per l'amor di Dio, rispetto tantissimo il lavoro che fanno tutti gli altri, situazioni diverse, un vissuto diverso, piuttosto lungo, perché se si tratta di una settimana,